Abbiamo raggiunto il vice sindaco di Candelo, Gabriella Di Lanzo. Questo fine settimana ci sarà un'iniziativa particolare qui a Candelo e un'iniziativa che avrà il nome Libere di Imparare e si parlerà anche proprio a Candelo del Museo Egizio di Torino, ma vediamo in che modo si legano queste due realtà. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Domani inaugureremo nelle cantine di Crono del Ricetto di Candelo, inaugureremo questa mostra che è sorta proprio in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e l'UMPLI regionale. Il nostro comitato biellese dell'UMPLI si è fatto appunto promotore per portare nel biellese questa mostra e noi siamo felici di accoglierla al Ricetto. E poi è proprio un bel evento perché è un evento di sinergia. Diciamo sempre che bisogna fare rete, che dobbiamo essere in rete con tutte le attività e questo direi che è un primo grande passo perché sono coinvolti altri paesi, Occhieppo Inferiore per Schiaparelli che direi che è degno di nota e lui avrà proprio una sezione dedicata perché Occhieppo Inferiore si è appunto fatto promotore per queste, insieme a noi in questa iniziativa. La Proloquio di Candelo che ha dato una mano grandissima proprio per gli allestimenti, la nostra biblioteca che farà dei laboratori per i bambini legati all'Egitto. E poi un molto molto importante, Liberi di Imparare, Liberi perché? Perché nasce proprio questa mostra in collaborazione con la Casa Circondariale di Torino e la Garante per i diritti delle persone che hanno la libertà, che sono privati della libertà. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che loro hanno un loro modo, hanno trovato un loro modo di essere liberi utilizzando la cultura. Il nostro istituto scolastico liceo artistico hanno loro una sezione all'interno della nostra casa circondariale e con la nostra garante di Biella abbiamo creato proprio uno spazio per loro. Loro hanno realizzato le opere, le copie di queste grandi opere e saranno presenti all'interno delle nostre cantine. Sono appunto visibili, saranno visibili da domani fino al 3 di aprile con le aperture durante i weekend. Questa è la mostra, è una mostra che esce anche dalle mura di Candelo perché un artista candelese ha espresso il desiderio di esporre le proprie opere e alcune delle opere di questa signora sono esposte nelle vetrine dei nostri commercianti. Questo perché? Perché Candelo è bella dentro, è bella fuori e dobbiamo proprio prendere l'abitudine tutti a tornare a visitare i nostri piccoli borghi che meritano sempre attenzione e la nostra amministrazione è proprio questo che vuol fare. Noi vogliamo prestare attenzione alle persone e dare spazio veramente alla cultura.